Dottor Clavarino, ci sono state nelle ultime settimane due episodi nella nostra regione molto gravi, perché uno nel Levante e uno a Genova, il crollo di solai all'interno di istituti scolastici. Possiamo dire che quella, diciamo, della manutenzione dell'edilizia scolastica è forse un'emergenza nel nostro paese, segnatamente nella nostra regione, sul nostro territorio? Sì, la vetustà degli impianti scolastici, degli edifici, è un tema che non è di oggi, perché molti sono gli edifici costruiti tra l'Ottocento e l'inizio del Novecento, molto pochi quelli costruiti negli ultimi anni, e quindi è sicuramente un tema di grande importanza, anche perché richiede un'attenzione costante, un intervento costante. Siccome le risorse non sono infinite, spesso la manutenzione si rivolge più alla riparazione dell'emergenza più che a interventi di tipo strutturale, che invece sarebbero necessari, come abbiamo visto, e fortunatamente abbiamo visto senza vittime o senza danni alle persone. Però non possiamo aspettare che ci sia questo, ecco. Quindi noi da tempo chiediamo, e con la conferenza cittadina delle istituzioni scolastiche parliamo costantemente con il comune, per esempio, che è responsabile delle scuole del primo ciclo, e con la città metropolitana per quello che riguarda le scuole del secondo ciclo, perché si faccia un piano di interventi che vada non soltanto a monitorare le situazioni critiche, ma che ci dia una prospettiva forte e interessante di intervento. C'è un'ipotesi di un piano di spesa che questo piano di interventi potrebbe prevedere sul nostro territorio? Quanto si dovrebbe spendere per mettere in sicurezza le edilizie scolastiche? Sono molti milioni, Se si dovesse fare un intervento a tutto campo andremo sulle centinaia di milioni, non sulle decine. Non sono disponibili purtroppo cifre di questa dimensione, quindi si rimane sulle unità, o quando si riescono a convogliare per esempio i fondi PNRR si va sulle decine. Però siamo ad interventi puntuali ancora, quindi ad interventi magari di ristrutturazione o di efficientamento, di messa in sicurezza sismica. Quando si dovesse trattare di demolizione, di ricostruzione, gli interventi sono molto meno, anche quelli finanziati dal PNRR, comunque la cubatura, diciamo, delle risorse necessarie è molto più alta di quello che comunque si riesce ancora adesso ad avere. Legato a questo tema ce n'è uno forse ovviamente meno grave, però sempre presente ogni inverno, cioè il fatto che i ragazzi poi siano costretti, ed è successo insomma, che sono usciti da scuola perché ci sono i termosifoni che non funzionano, tutti questi disservizi. Sta dentro il discorso generale, sono vecchi, vetusti gli edifici e altrettanto spesso gli impianti, quindi diciamo che sono due problemi che si tengono insieme. La manutenzione viene assicurata direi anche abbastanza velocemente, però siamo sempre lì, cioè, non possiamo non fare i conti con un patrimonio edilizio che ormai ha i suoi anni.